Petrocelli. Antonino Petrocelli è stato il golden boy della sfida di Calvello. Ha risolto la contesa disegnando una traiettoria perfetta all'incrocio su punizione poco prima della mezz'ora di gioco. Il Paternicum di Mario Cirigliano ha violato così il campo dell'Anzi, costretto ad incassare il secondo stop consecutivo. Match non altamente spettacolare, ma condito da quel pizzico di sano agonismo che non guasta mai. Si comincia con 40 minuti di ritardo. I due assistenti arbitrali non erano informati della chiusura per lavori fino a marzo della strada provinciale 32 Camastra. Nelle fasi iniziali della gara la via del gol è un tabù per entrambe le squadre, che però si fronteggiano a viso aperto. A sfiorare per primo il bersaglio ci pensa il Paternicum. Michele Fratantuono spedisce alto sopra la traversa, da pochi passi dalla porta avversaria, sull'ottimo suggerimento dalla destra di Antonino Petrocelli al 19°. È lo stesso Antonino Petrocelli a pescare il jolly della domenica con la splendida punizione dal limite, che si infila sotto l'incrocio. Imparabile per Rocco Petruzzi al 28° minuto. Tutto l'Anzi nell'occasione protesta per la concessione del calcio piazzato. I padroni di casa sono abbastanza sterili in proiezione offensiva. Al 43° ci prova Giuseppe Montano nell'area ospite, chiuso proprio al momento della battuta a rete. Nel recupero Antonio Romano colpisce su punizione da 30 metri, ma la palla diretta all'incrocio viene intercettata da Mattia Giampietro, che sbatte sul palo. Ad inizio ripresa il Paternicum va vicino al raddoppio. Al 5° minuto la punizione dalla destra del solito Antonino Petrocelli viene raccolta da Biagio Iaquinta, che incorna la sfera a fil di palo. Al 7° un errato schema su punizione dell'Anzi dà il via al micidiale contropiede dei Valdagrini. Dopo uno scambio tra Giovanni Pizzuto e Michele Fratantuono, la palla arriva a Daniele D'Elia che batte a rete, ma è super l'intervento di Rocco Petruzzi, Anzi mantenuto a galla dal suo numero 1. Al 16° ancora Paternicum con la girata di Carmine Notar Francesco bloccata da Rocco Petruzzi. L'Anzi si sveglia nell'ultimo quarto d'ora, è Salvatore Sarna a dare la carica ai suoi. Al 33° minuto si libera di un avversario e gira alto sopra la traversa. Il Paternicum replica in contropiede con Carmine Nota Francesco che spara fuori al 37°. Al 39° minuto Salvatore Sarna inquadra il bersaglio grosso, ma un leggero tocco di Mattia Giampietro ed il palo negano la gioia del pari all'Anzi. Nel finale rimediano il cartellino rosso Gabriele Latorraca, somma di gialli, e Rocco Petruzzi, comportamento antisportivo nei confronti di Francesco Falvella. L'ultimo guizzo dell'Anzi con Salvatore Sarna che calcia debolmente.